rende più piccolo. Ma görüyor musun? Duruyor orada. He. Üç kumala. Ya veriyor. Bakma. Aferin. Splashed. Mark Baring and Rain. Inizialmente ne erano due, si sono sdoppiati a tre. No, no, sono sempre stati tre, ma no. Ma questi due, vedi che questi due a occhio nudo non si vedono. Lo vedete? Lo vedete sul tetto? Io lo vedo bene, però sai, telefonino, quel che è. Era in quella direzione là, sopra Prato praticamente, e abbastanza alto, però non altissimo. E poi è scomparso sempre in questa direzione qua. Guarda, ti sembra una cosa un po' strana. Era là, su quel tetto, stava volando. Guarda come vola strana, a scatti. No, no, raga, io li sto riprendendo, si vedono. A te si vede? Guarda, una mo' è sparita. Cose di pazzi. Attraversano il cielo come saette, sfrecciano a pochi metri da terra, emergono improvvisamente dal mare. Stando alle testimonianze di chi ha avuto l'avventura di incontrarli, assumono mille sembianze. Hanno la forma di sigaro, disco volante, aquilone, velivolo. Appaiono come sfere di fuoco o come luci che giocano con la geometria, a cerchio, triangolo, rombo, parallelepipedo. Per non parlare del colore, bianco, verde, rosso, viola. Viaggiano a velocità inimmaginabili e si trasformano repentinamente. Fenomeni ritenuti inspiegabili. Non credo nell'esistenza di oggetti, perlomeno che arrivino fino a qui. Purtroppo non ho mai visto un UFO, anche se mi piacerebbe molto averlo visto. Può essere che ci sia qualche forma vivente, oltre la Terra. Io sono un ordinario di fisica in pensione, ho insegnato molti anni negli Stati Uniti e non ho mai avuto percezione di fenomeni di questo genere. Io non l'ho mai visto, però ci credo. Sono stati chiamati UFO, vale a dire oggetti volanti non identificati. Ma la gamma degli avvistamenti è talmente vasta che di recente sono stati ribattezzati UAP, ovvero fenomeni aerei non identificati. Oh my God! L'ho visto, ero piccolina, però avevo 12 anni quando l'ho visto. L'ha visto anche mia madre, quindi insieme a me eravamo in due e siamo rimaste scioccate. Eravamo io e mio amico per strada, è passata una scia luminosa rossa e l'abbiamo vista tutti e due, perché mi sono girata verso di lui per dirgli: ma l'hai vista anche tu? Sì, l'ha vista anche lui, però non sappiamo che cos'era. Mai visto, però mio marito mi racconta che una volta ha visto qualcosa, era alla stazione Termini. A un certo punto ha visto come della nebbiolina, ma anche come dei filamenti grigi che scendeva dal cielo. E tutti erano con lo sguardo bigottiti perché era imprevedibile. Oh my God! Fino a qualche anno fa, chiunque si dichiarasse testimone di un evento veniva considerato nel migliore dei casi un visionario o un povero illuso. Poi la svolta. Il 25 giugno del 2021 uno dei più importanti dipartimenti militari del pianeta, il Pentagono, annuncia un rapporto che si propone di mettere fine ai misteri su queste strane apparizioni. Le conclusioni sono sconcertanti. Non si può escludere che gli UFO esistano davvero. Is a very big and important moment. It's called
the Space Force. Complice la pandemia, la notizia non aveva avuto la risonanza che meritava. Ma a due giorni dal voto favorevole della Camera sull'impeachment, l'ex presidente americano Donald Trump aveva annunciato la nascita della Space Force, la sesta forza armata degli Stati Uniti. 16.000 persone, 40 milioni di dollari il budget. Ufficialmente per garantire l'assetto satellitare e le comunicazioni nazionali. In realtà, pochi mesi prima, parlando ai militari di San Diego, l'ex presidente non era andato per il sottile e aveva definito lo spazio una potenziale area di guerra, esattamente come la terra, l'aria, il mare. Contemporaneamente, Trump chiede al Pentagono un rapporto sugli UFO, con tanto di data 1 giugno 2021 e l'inizio di una guerra stellare. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear as the President of the United States. Sappiamo che da lì a poco sarà Joe Biden a conquistare la presidenza degli Stati Uniti. Pochi mesi dopo il suo insediamento, due notizie conquistano i titoli dei giornali di mezzo mondo. La prima era in qualche modo attesa. Entro l'11 settembre le forze armate americane abbandoneranno al loro destino l'Afghanistan. La seconda notizia sorprende più di uno. Il 25 giugno il Pentagono presenterà il rapporto sugli UFO e si annunciano novità eclatanti. Ed è un altro ex presidente, Barack Obama, a lanciare il sasso nel lago delle attese. Ciò che è vero, e su questo sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie. Non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. Ed eccoli i video che confermano, dopo oltre 70 anni, ciò che andavano ripetendo gli ufologi, fino a quel momento orfani delle istituzioni. Siamo nel 2015. Un F-18 vola a 7.000 metri di altezza, quando l'equipaggio intercetta uno strano oggetto in rapidissimo movimento. Altro video, nuovo pilota. Uno strano oggetto lungo 12 metri vola senza eliche e con modalità per nulla ordinarie. Il documento, sappiamo che sono più di 80 pagine di documenti, sappiamo che durante questa seduta al Senato sono stati illustrati in una commissione più di 45 minuti di video in alta definizione. Questo report consegnato al Congresso americano è un report preliminare a cui farà seguito un report ancora più dettagliato con altri video ancora più eclatanti e quindi una preparazione lenta a quello che è l'argomento invece in toto reale che andrà poi a essere appunto di dominio pubblico. Il rapporto del Pentagono chiarisce che fra il 2004 e il 2019 sono 144 gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati per i quali gli Stati Uniti non sono in grado di fornire spiegazioni. Dunque gli UFO o UAP non sono fantasie o allucinazioni. Ecco, sta salendo. Che cavolo è? È sparita. Adesso è cambiato tutto. Adesso ci hanno detto ufficialmente che esistono. Non sappiamo cosa sono, non sappiamo chi li produce, non sappiamo chi li fa muovere in quel modo lì, non sappiamo come facciano a superare tutte le leggi della fisica
e del, chiamiamolo, volo aerospaziale che noi conosciamo, anche perché quegli oggetti non volano, ma giocano con la gravità. Sui fenomeni aerei non identificati, gli americani sembrano spingersi oltre. In almeno 21 casi ci si troverebbe di fronte a manifestazioni di una tecnologia molto avanzata e decisamente sconosciuta. Il rapporto dice molto chiaramente che gli UFO sono un fenomeno oggettivo e reale. Gli UFO sono un fenomeno tecnologico, quindi in pratica sono macchine. Gli UFO sono un fenomeno tecnologico avanzato, il che vuol dire praticamente che la tecnologia che li caratterizza è superiore a quella attuale. Sono un fenomeno intelligente e a questo punto va monitorato, perché ovviamente i militari dicono, dal punto di vista della difesa, non possiamo ignorare che le cose ci sono, quindi vanno seguite. E non è poco. Che negli Stati Uniti l'UFO vengano presi sul serio lo dimostra una lunga serie di eventi. L'istituzione, oltre un anno fa, di un ufficio permanente presso la Camera dei Rappresentanti, la creazione di una task force a parte del Ministero della Difesa. Più di recente i fenomeni non identificati sono stati al centro della prima audizione pubblica al Congresso americano. Infine, il sorprendente annuncio della NASA. Un team di 16 scienziati studierà gli UFO sulla base dei dati raccolti da enti governativi, civili e da altre fonti. Tra loro anche l'astrofisica italiana Federica Bianco. Luis Elizondo, ex agente segreto del Pentagono, è tuttavia convinto che gli UFO esistano. Come investigatore posso confermare che questi oggetti sono effettivamente veri. Tutto sommato, non si tratta di una questione che interessa solamente gli Stati Uniti, si tratta di una questione globale. Ora, noi abbiamo registrato alcune delle capacità dimostrate da questi UAP, ma per quanto riguarda l'intento non abbiamo nessuna idea al proposito. Bisogna comunque per forza considerare la possibilità che queste cose possano effettivamente essere una minaccia, potrebbero esserlo. Quello di Luis Elizondo nel 2017 fu un vero e proprio caso internazionale. Dopo aver dato le dimissioni, l'ex agente segreto rivelò al mondo di aver ricoperto il ruolo di direttore di un programma segreto del Pentagono contro le minacce aerospaziali, ruolo smentito all'epoca dagli alti comandi americani. Mi corregga se sbaglio, ma quando nel 2017 lei si è dimesso, il Pentagono ha smentito. Sì, in effetti è vero, è stato così, il Pentagono non ha confermato questo ed è continuato così fino a quando il senatore Harry Reid, che è stato il principale fautore di questo programma, non si è fatto avanti e ha pubblicamente confermato questo. E ormai siamo arrivati al punto dove abbiamo moltissime testimonianze, ma non solo testimonianze, abbiamo anche tutta una serie di dati provenienti da tutta una serie di sensori, piattaforme di sensori differenti e concordanti che confermano tutte quante l'esistenza di questi oggetti. Le rivelazioni degli USA sono una liberazione per molti piloti di velivoli militari che più di una volta si sono imbattuti in esperienze del genere e all'estero, come in Italia, hanno taciuto perché obbligati al più rigoroso silenzio. Noi abbiamo incontrato due testimoni d'eccezione.
Nel 1975 stavo volando sul mare, ero verso Taormina, Cicastello, e sulle falde dell'Etna, su un cratere, ho visto una sfera uscire proprio da questo cratere spento, preciso, nella località esattamente, si chiama Zafferana Etnea, una sfera viola che è partita in maniera verticale con una velocità incredibile ed è sparita praticamente oltre le nuvole. Sembrava un missile, ma un missile non è viola e in 2 secondi non passa da zero a infinito in maniera verticale. In un volo tra Terracina e Latina a 700 piedi di quota con un velivolo SF260, un velivolo scuola, abbiamo notato, prima l'ho vista io dal lato mio, una sfera bianca che dirigeva verso, in direzione opposta alla nostra, aveva avuto un 3-4 metri di diametro, bianca, sembrava ovattata ma senza né luci né fumi né nulla. Arrivata sotto il velivolo e cercandola, abbiamo visto che ha fatto esattamente 90 gradi di virata sul lato destro nostro, accelerando paurosamente verso la valle di Frosinone. Ha accelerato in maniera eccezionale per noi, è sparita la vista, infatti non saprei neanche quantificare la velocità. Per me avrà superato, non so, sarà andata la velocità del suono, se non di più. Però non ho elementi per stimare, io l'ho visto accelerare paurosamente e scomparire alla vista, quindi ha accelerato in una maniera senza scie e senza nulla. In volo rettilineo orizzontale ha accelerato ed è scomparso. L'ipotesi che a volare con velocità supersoniche siano velivoli di nuova generazione, mezzi ad altissima nonché segreta tecnologia o droni avveniristici di forze nemiche viene da più parti rigettata. Gli americani dicono non sono nostri, i russi dicono non sono nostri, i cinesi dicono non sono nostri. Oltretutto è stato documentato che viaggiano nell'aria, nell'acqua, sono chiamati transmedia vehicles proprio perché viaggiano ovunque in assoluta tranquillità, cosa che noi non immaginiamo neanche che sia possibile fare. Perché questi oggetti vengono attribuiti ad entità sconosciute e non invece a velivoli ad alta tecnologia di forze nemiche o magari di un miliardario molto ricco? Era proprio il mio lavoro nell'ambito del governo degli Stati Uniti conoscere propriamente le nostre tecnologie. Posso dire con certezza che non si tratta di tecnologia degli Stati Uniti. Il mio governo ha cominciato a registrare questi eventi a partire dall'ultima porzione degli anni 40. Per fare un paragone, non eravamo ancora arrivati a raggiungere lo spazio e in quel periodo avevamo appena infranto la barriera del suono. Eppure cominciavamo già a registrare questi oggetti che già all'epoca viaggiavano a delle velocità intorno a 13.000 miglia all'ora, quindi quasi 20 volte la velocità del suono. Edoardo Russo dirige il Centro Studi Ufologico Nazionale ed è in queste stanze che da anni il fenomeno viene analizzato in tutte le sue declinazioni. Diciamo che più che milioni di persone che vedono gli UFO, ci sono milioni di persone che hanno visto qualche cosa che loro pensano essere UFO. L'ordine di grandezza, valutato in base a dei dati DOXA, è circa 3 milioni e mezzo di italiani adulti che pensano di aver visto un UFO. Noi abbiamo una raccolta che si avvicina in questo momento alle 40.000 testimonianze. Tenga presente che l'anno scorso in Italia, tra le varie associazioni ufologiche italiane, si sono registrate circa 300 segnalazioni, poi numeri più, numeri meno vanno un attimo visti, e l'anno precedente ce ne erano state circa 200, cioè non c'è mai una costante in queste cose. Durante le grosse ondate o i flap di avvistamenti, quando arrivano moltissime segnalazioni, si possono raggiungere anche numeri molto più elevati, anche di 500-600 segnalazioni all'anno, anche oltre a volte.
in queste tre zone che lei ha segnalato, che cosa vedono esattamente? Quando l'evento viene osservato, la prima cosa che stupisce l'osservatore, il testimone, è la eccezionalità dell'evento, cioè vede qualcosa che non riesce a comprendere, che non riesce a spiegarsi in modo razionale, che soprattutto non riesce a identificare. Per quanto riguarda la Val Malenco, lì abbiamo sia i fenomeni, diciamo, luminosi notturni, sia abbiamo i fenomeni diurni. Quindi abbiamo anche persone che hanno osservato oggetti di forma sferica, oggetti di forma ellissoidale o discoidale, prendetelo un po' come volete, e oggetti di forma triangolare. A Cesa, in provincia di Caserta, padre e figlio stanno guardando al telescopio la costellazione di Andromeda. All'improvviso vedono un oggetto molto luminoso in cielo sulla loro verticale. Ma guarda come fa lui. Ma sta camminando! Gira! Ore 19:40, dopo due minuti lo stesso oggetto viene avvistato a Nocera Superiore in provincia di Salerno. Una famiglia, padre, madre e una bambina, commentano in sottofondo molto meravigliati questo oggetto che si vede in cielo. Dai dati in nostro possesso si è visto che è esattamente lo stesso oggetto avvistato a 40 km di distanza in linea d'aria, cioè a Cesa. Resta il fatto che il rapporto del Pentagono è certamente una pietra miliare nella storia dell'ufologia, finora considerata poco più di un hobby o una stravagante passione. Gli avvistamenti, e questo non lo dico io, lo dicono persino i sondaggi che sono stati fatti dall'Istituto Gallup negli Stati Uniti, sono praticamente fatti da tutti gli strati sociali, da tutti gli strati anche, diciamo, di istruzione, e quindi chiaramente direi che il fenomeno UFO non ha supporter privilegiati. Tutti li hanno visti: astronomi, militari, giornalisti, gente comune, tecnici. Tutte le persone che si interessano di ufologia probabilmente è perché hanno visto qualche cosa, hanno avuto una qualche esperienza diretta del fenomeno. Ci sono casi in cui invece del singolo testimone ci sono più persone intervistando separatamente persone che nello stesso momento, dallo stesso luogo, hanno osservato le stesse cose, ci si sente, come dire, rassicurati sul fatto che quelle testimonianze e soprattutto la descrizione che ne viene fatta corrispondono a quello che in quel momento è avvenuto ed è stato osservato. Là, Elena, guarda quanti ce n'è! Che cosa bella! Io, Dio, ti ringrazio per questa cosa meravigliosa. Ci sono anni in cui gli avvistamenti sono più frequenti. In Italia, per dire, abbiamo avuto un'ondata di segnalazioni notevole nel 1950, un'altra nel 52 più piccola, una enorme nel 54 e così via. Ogni qualche anno, ma senza regolarità, ci sono state annate ricche, i 73, i 78, l'85 e così via. Nel 1978 ci furono oltre 2000 segnalazioni in Italia e questo obbligò successivamente il governo italiano a far sì che l'aeronautica militare italiana fosse tenuta da allora istituzionalmente a seguire la cosa. Durante il lockdown, a quanto pare, c'è stato un aumento vertiginoso di avvistamenti. Come mai? Il lockdown ha sicuramente contribuito perché c'erano più persone a casa, che sembra stupido anche qua, ma avevano occasione magari di guardare fuori e di vedere, di osservare. Cioè, non abbiamo avuto più incontri ravvicinati, forse perché la gente non usciva, ma abbiamo avuto più osservazioni di fenomeni a distanza. Eccoci qua arrivati in questa meravigliosa zona della campagna veneta per la nostra trasmissione televisiva e in seguito agli avvenimenti straordinari di questa notte, proprio per avvicinare, per sentire dalla viva voce dei testimoni quello che è successo. Ecco, fermiamoci un momento qua. Signora? Eh? Signora, per favore, dove sono scesi i marziani? Dappertutto, in mezzo ai campi, spusa! Una palla di fuoco che girava, poi si è diventata arancione,
poi si è fermata, poi si è diventata un triangolo. Volava sopra il campanile, sembrava dischi volanti. Insomma, come piatti di minestra. Che minestra? Minestra de Fasioi. Mi dica, lei ha visto il disco volante? Il disco volante, sì. Si ferma nel prato, senza rumore. Vien giù dal cielo. La cronologia degli eventi è troppo vasta per poter fornire un elenco completo. Di certo il nostro paese registra alcuni casi decisamente clamorosi, avvolti da non pochi misteri. A partire dal 1933, quando a governare c'era Benito Mussolini. C'è una raffica di telegrammi che arrivano all'agenzia Stefani, che era l'ANSA fascista, in cui si dice che bisognava assolutamente allertare tutte le forze in campo per andare a recuperare un velivolo non identificato che si era schiantato, che era precipitato, che assolutamente bisognava mettere a tacere la notizia inventandosi una spiegazione di comodo, una meteora, un fulmine, eccetera. E in quel periodo effettivamente, se noi andiamo a vedere sulla stampa dell'epoca, non c'è la notizia dello schianto di quest'ordigno, ma c'è qualcosa che cade nella boscaglia. Sappiamo che sono arrivate tante truppe, anche il prefetto e diverse camicie nere, tutto viene recuperato, nascosto. Tutto accade il 13 giugno 1933 nei pressi di Vergiate, a pochi chilometri da Varese. Fu qui che furono rinvenuti rottami di uno strano velivolo con i resti di due creature, a quanto pare alieni. I reperti, dicono le cronache, furono conservati in un hangar nella più totale segretezza. Fu istituita una commissione, il cosiddetto gabinetto RS-33, di cui faceva parte anche Guglielmo Marconi. D'altra parte, l'inventore del telegrafo senza fili, durante i suoi studi, si era già imbattuto in strani segnali provenienti dallo spazio. Nel 1996 ci sono pervenuti dei documenti originali che praticamente indicavano una serie di casi che però afferivano a un ipotetico gabinetto RS-33. RS sta per ricerche speciali e 33 era l'anno della Costituzione, che il governo italiano dell'epoca, che era il governo fascista in carica, fece pensando di avere a che fare con nuovi mezzi militari di altri paesi. E quindi lo scopo era all'epoca né più né meno che cercare di copiare questi oggetti che erano stati segnalati. Mussolini ha ordinato a uno dei suoi fedelissimi, un progettista, di ricostruire con la tecnologia dell'epoca, che era avanzata per i nostri aerei, ma che era ridicola ovviamente paragonata ai dischi volanti come li intendiamo noi oggi, ha chiesto di ricostruire questa cosa. E questo progettista, che è morto a Maderno sul Garda, quindi una delle ultime roccaforti del fascio all'epoca della Repubblica di Salò, ha confessato in punto di morte alla figlia di aver lavorato a un gabinetto segreto che voleva costruire un velivolo segreto partendo da qualcosa che era stato visto. Noi quei progetti li abbiamo recuperati e l'oggetto che si vede ha esattamente la forma di un disco volante. A questo proposito, è vero che questo velivolo non identificato sono stati trovati dei corpi o era solo una fantasia? Nei telegrammi non si accenna minimamente a corpi, si parla di un velivolo sconosciuto. Anche qui, con il senno di poi, il figlio di un pilota americano che aveva lavorato all'epoca in Italia, che era di stanza in Italia, che si era occupato di queste cose strane che si vedevano nel cielo, ha raccontato proprio del recupero di questa strana torpedine, così è stata definita, all'interno della quale ci sarebbero stati dei corpi. Ora io non so se questo sia vero, perché quando queste storie escono dopo è facile che siano anche incrostazioni di cose già sentite. Resta da chiedersi dove siano finiti i rottami del velivolo e i resti dei presunti alieni. Scomparvero nel dopoguerra in circostanze non proprio chiare. È più verosimile che gli Stati Uniti siano invasi, prima che dai soldati dell'asse, dagli abitanti non molto conosciuti, ma appare assai bellicosi, del pianeta Marte,
che scenderanno dagli spazi siderali su inimmaginabili fortezze volanti. Le cronache di quegli anni registrano molti eventi, ma un nuovo ed eclatante avvistamento agiterà 30 anni dopo i servizi segreti italiani. A far luce su quanto accadde la sera del 20 agosto del 1963, proprio l'ultimo rapporto del Pentagono. E fra questo materiale c'è il dossier ultra segreto all'epoca, parliamo del 1963, con cui lo Stato Maggiore Difesa italiano mandò attraverso canali diplomatici al Pentagono questa segnalazione che addirittura a pochi metri di altezza rispetto al tetto della vettura l'auto presidenziale, l'auto del presidente Antonio Segni, allora in carica ovviamente, era stato sorvolato a Castel Porziano, quindi sede estiva del Presidente della Repubblica, da uno di questi oggetti. Mentre lasciava la tenuta di Castel Porziano alla guida di una Fiat 2003, uno degli autisti del presidente Segni fu dunque accecato da una luce fortissima. Stando alla sua testimonianza, si trattava di un disco volante lungo almeno 20 metri. Erano le 9:30 di sera. E il materiale non solo è stato desecretato, ma è fruibile. E la cosa divertente è che si vede addirittura il disegno fatto da gli operatori dell'intelligence che si occuparono di questo problema. Si vede questo oggetto, che è il classico oggetto a forma di piatto con cupola, con tre oblò. Ma perché l'episodio è citato nel recente rapporto americano? Il 24 settembre 1963 l'ambasciata italiana a Washington aveva trasmesso ogni documento ai servizi di intelligence della Forza Aerea statunitense. Ce la dice lunga sul fatto, ma lo si sapeva già, che attraverso canali NATO tutto quello che avveniva anche in Europa affluiva poi al Pentagono. D'altra parte, a conservare i segreti sugli UFO in America, come in ogni altro paese del mondo, sono in primo luogo i registri delle aeronautiche militari, registri che in più di un'occasione sono stati resi parzialmente pubblici.